Inizia ufficialmente oggi l'avventura di Andrea Biancani nel ruolo di sindaco di Pesaro. Dopo la festa di ieri pomeriggio, questa mattina nella Sala Rossa del Comune, Biancani ha ricevuto la fascia tricolore dall'europarlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco Matteo Ricci. Sono ovviamente molto contento, c'è stato questo passaggio di fascia con il sindaco Ricci, che ho voluto ringraziare per il grande lavoro fatto in questi anni, ma ho voluto anche ringraziare tutte le liste, tutti i candidati, tutti i volontari che in questi anni, in questi mesi, in questi due mesi ci hanno consentito di portare avanti un'ottima campagna elettorale. So di aver lasciato il Comune in buone mani, un ottimo amministratore, un'ottima squadra, che faranno sicuramente bene, persone appassionate, innamorate di Pesaro, popolari che stanno in mezzo alla gente, quindi sono molto molto contento perché, come ho spiegato più volte, mi hanno insegnato che un buon dirigente si vede non solo da come entra ma soprattutto da come esce. Aver lasciato le cose in ordine, un comune ben gestito, e tanti investimenti attratti, la capitale della cultura, un'unità molto forte, politica del PD e della coalizione. È un candidato forte, un sindaco forte come Biancani, e insomma mi riempie di soddisfazione perché ho fatto tutto quello che credo fosse giusto fare, è venuto tutto bene, anche meglio di quello che si poteva prevedere, quindi sono molto soddisfatto e molto sereno per il futuro della città. Per Andrea Biancani, il nuovo sindaco di Pesaro, inizia un lungo lavoro e ha già annunciato che verranno confermati i consigli di quartiere, importanti per il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. Per la nuova giunta comunale, invece, bisognerà attendere un paio di settimane, dice Biancani. Per il primo cittadino di Pesaro è già in programma un incontro con le guide turistiche. Tra le richieste fatte da Biancani, l'apertura dei musei, anche all'ora di pranzo, e l'apertura del Teatro Rossini. Questa mattina, durante la cerimonia per il passaggio di consegne, spazio anche ad un simpatico siparietto tra Biancani e Ricci, al centro la richiesta di fondi per far continuare a crescere la città. Devo dire che io in questi anni ho portato decine e decine di migliaia di euro e quindi ho fatto la mia parte. Ovviamente ho detto a Ricci che bisogna che adesso porti i fondi, se no incomincio ad attaccarlo, perché un parlamentare europeo, i soldi sono tutti in Europa, ovviamente sto scherzando, ma gli ho detto a Ricci di avere un'attenzione non solamente a Pesaro ma a tutto il territorio, perché i fondi sono importanti sia per riuscire a fare soprattutto gli investimenti, a volte anche per far attivare alcuni servizi, e quindi avere un parlamentare europeo è comunque molto importante e mi auguro che Ricci, con tutta la sua esperienza, riesca davvero a fare in modo che alcuni contributi vengano assegnati anche al nostro territorio.